Bella a tutti ragazzi, oggi andiamo a fare una nuova reaction ad una pop di Poldo prima degli iNoob. È a quanto pare una cosa illegale, ma non preoccupatevi perché adesso andremo a reagire alla storia di quando Fede venne lasciato in Australia da suo padre. Buona visione! Sto passando il tempo a pulire ciò che nessun altro pensa mai di pulire. Un esempio... Asse pubblicità però! ...fughe che erano bianche, ma nonostante tutti l'abbiamo il pavimento, le fughe sono sempre nere. Cosa ho imparato? Un fuggitivo. Nuove magliette, nuove tette. Il Poldo Store si aggiorna ancora... Sì! Link in descrizione. Poldo Store! Basta per buttare gli iNoob! Stavolta lo faccio io! È uscita la nuova maglietta con questa grafica! La date la Che bella grafica! In descrizione. Che bella grafica però! Pensavi che fossero finite? E invece no, è disponibile anche questo nuovo design! Che bel nuovo design! Leo Horseman, bello! Comprate ste cazzo di magliette! Grazie Firefront TV! Oh, la live! Due mesi di Prime, grazie a Italo per il Prime, benvenuti! Oh, una live! Vi faccio vedere la live! Cazzo di magliette! Grazie Firefront TV per i due mesi di Prime, grazie a Italo per il Prime, benvenuti. Se questo è un sub, che vuol dire? Italo. Italo Calvino, se questo è un uomo, se questo è un sub. Bertra, siamo troppo intelligenti. C'è troppa cultura in questa chat. Non diciamo le battute. Aspetta, se questo è un uomo. Si sono laureati. Iniziamo. In premessa, io questo video volevo farlo. Sai quante cose non voleva fare Leo? Un sacco. Sì, un sacco di cose non voleva fare Leo. Oggi è finalmente giunto quel giorno in cui Fede racconterà a tutti voi la storia del leggendario cazzo di Fede. No! Il cazzo di Fede in questo momento. No. Ah, il leggendario cazzo di Lever. Esatto. Ah. No! Sono stati 9, 10 no. chilometri. Era lunghissimo. Ragazzi. No! È ritornata la storia del leggendario coso. Oggi è finalmente giunto quel giorno in cui Fede racconterà a tutti voi la storia di quando era un terrone che è stato lasciato in autostrada da suo padre. La storia di quando era un terrone che è stato lasciato in autostrada da suo padre. Bella storia, no copyright. Di cui non so tutti i dettagli, quindi voglio approfondire. No, allora, premessa. Lei aveva 10 anni. È praticamente il mio record. Vabbè, insomma, mio padre ha avuto la geniale idea di trasferirsi a Roma. Trasferirsi a Roma. Dove vivevi in quel periodo? A Roma. A Roma? Esattamente in provincia di Trento, in Puglia. Ah, di Finlandia. Ok, quindi Roma si trova a Trento in provincia di Puglia in Finlandia. Capito. Sta avendo molto più senso per me ora. Andiamo avanti. Cioè, insomma, una volta finita la maternità, la mia ragazza Jonathan no. Michelle Munziger, siamo partiti. Michelle Munziger di Roma. Vabbè, siamo partiti di Roma, così a sorpresa. E io non ho avuto il coraggio di dire a mio padre che ci saremmo trasferiti in periferia di Roma. Ah, ma basta con la sta periferia di Roma. Quindi il tuo cazzo era grande o piccolo? Era lunghissimo, raga. Adesso Fede, fammelo vedere. Non sto dicendo un cazzo in questo video. No. Va bene, va bene. No. 9,4 km. Ah! Non 18, agazzaro. La metà. 9 chilometri, non 18 chilometri. Sono 9 chilometri, non 18. Vabbè, insomma, ho portato mio padre in una bellissima autostrada, insomma. In una bellissima autostrada, ma se non c'è nessuno. Abbiamo fatto questa camminata, abbiamo fatto tutte le nostre cose, abbiamo giocato un po' a carte. Sì. Il resto... No, no, niente rapino in banca, no, no, copyright preso. Raccontiamo. La domanda sorge spontanea, giocate a carte a scala 40 o non il reddito di cittadinanza? Esatto, dopodiché siamo tornati alla macchina, una volta arrivati... Alla macchina! Basta. Mio padre ha chiuso la porta...
arrivata! Aspetta, rivediamo. Arrivati alla macchina, mio padre ha chiuso la porta. È volato! Non l'ho mai più sentito. L'abbandono degli animali è un illecito. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Repubblica Italiana. Finalmente. E niente, non sapevo da chi far. Ok, adesso mettiamo un po' di George Michael nelle schede. Sì, ce l'era. Veramente. Mi venire a prendere? Nulla, raga, io mi scogli. Volevo farlo seriamente. Io mi sto domandando, perché il tuo cazzo è così grande? No, io non lo so. No, non lo so. A 60.000 like raccontiamo l'aneddoto del preservativo rotto di Fede. Cosa? A 60.000 like? È così grande? No, io non lo so. No, non lo so. A 60.000 like raccontiamo l'aneddoto del preservativo rotto di Fede. Ok, racconteremo l'aneddoto del preservativo rotto di Fede. Ma comunque, proseguiamo. No, mi c'è, scusa. Messico! Ok. Ma comunque ci manca la scena extra! Siamo partiti tutti per la periferia di Roma. Vabbè, siamo partiti per Roma, così a sorpresa. Pa, 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 pa. Hanno fatto la reaction già! Pa, pa. Ma non la vedete sta parte? No. Ok, hanno già fatto la reaction, l'abbiamo proprio buttata. Comunque ci vediamo alla prossima!